Ora che siamo uomini, possiamo menare tutti. Questo posto è pieno di mostri orribili e disgustosi. Dovete attraversare l'abisso per raggiungere la città della compagnia. Ma è srecciato, dai! Ma che brutto! E la Madonna! Tutti schifo i pesci nel fondo del mare? Nuova mossa? Mi piace SpongeBob. Non hai abbastanza gettoni. Ma come? Uber per ottenere la SpongeBob e per sconfiggere questi mostri ti servirà. Ma come? SpongeBob? Non basta una palla normale. Mi dispiace SpongeBob, ma ti servono altri gettoni Goofy Goober. E quanti ne ho? Ma vaffanculo, Mindy. Prova a tempo. Scusami, a sto punto. Siete pronti per una prova a tempo? Direi di sì. Io sono nato pronto. Bella, amico. Bella, frate. Già. Aspetta, hai detto? Avete un tempo limite per arrivare alla fine della strada. Se completate il percorso in tempo, riceverete... Sì, ma con che tristezza me lo dici, Mindy? Ah, è una gara. Vabbè, allora. 4 minuti. Palla. Fuck! Avete vinto la prova a tempo! Ecco il vostro premio! Danke! Ottimo! Mi fai andare avanti in automatico o devo selezionarlo io il livello? Ok. Siamo pronti, Mindy. Cosa dobbiamo fare? Esatto, mi fai fare un'altra prova? Sulla strada appariranno degli anelli. Passateci attraverso prima che scompaiano. Centrateli tutti e vi darò un premio. Ok. Ah, vabbè. Dammi tanto, non è a tempo, giusto? O sì? No, non è a tempo. E allora è una cavolata. Dovremmo essere riusciti a prenderli tutti. Ti prego, dimmi di sì. Avete superato la prova degli anelli. E vai. Grazie, Mindy. Altra prova, magari? Visto che avete superato facilmente le altre prove, ora ne è una più difficile per voi. Ti odio, basta. Facilmente? Sì, è stato facile. Certo, come no. Molto poi. Sì, certo. Bene, ora vi darò un tempo molto difficile da battere. Arrivate al traguardo entro il tempo limite. Cazzo, prima ci siamo riusciti in 3 minuti. Potrebbe non essere poi tanto facile, vero? Se mi dà tipo 2 minuti e mezzo mi ammazzo. No, 3 minuti, devi farlo preciso allora, cavolo. Ok, gli ultimi 10 secondi. 7, 4, 5, 6... 3 secondi alla fine. Che culo. Ce l'avete fatta. Ovvio che ce l'ho fatta. Dammi la moneta. Potete provare a battere il vostro record in pista. Ma non ci penso neanche. Eccoci qua, finalmente. Ora, posso avere il mio potenziamento? Fantastico, hai i gettoni sufficienti per imparare un nuovo colpo. La SpongeBall. Grazie. Ma porca puttana, perché? Straicomatico. Ho dimenticato le scarpette. Ma va a cagare. No, la SpongeBob è molto utile se ci sono cose alle quali non puoi avvicinarti. Scusami, cosa c'entra le scarpette e no la SpongeBob? Cosa... Vabbè, cagati. Ora puoi lanciare la palla da bowling premendo il cerchio. Grazie, queste Mindy. Le sudice teste di secchio devono essere fermate. Città della conchiglia è dall'altra parte di questo posto buio e spaventoso. Grazie. I veri uomini non hanno paura del buio. Che novità. Devi attraversare questo abisso. Grazie. I veri uomini non hanno paura del buio. Ripetilo ancora una volta. Certo, però fai attenzione ai mostri. I veri uomini non hanno paura. Ah, ok. Strano. Ok, sponge palla. Ah, ok, la lancia in automatico. Vediamo. Dunque, sponge bolla. È diventata elettrica ora. Pirillo. Questo potenziamento permette SpongeBob di attaccare qualsiasi cosa si avvicini. Premi cerchio per usarlo. Ok. Cioè, adesso è diventata Amp. Bello.
No, non ci arriva. Va bene. Posso... La miseria. Scusa un attimo. Prima salva i miei soldi. Cosa vuol dire meno... Boh, vabbè, guarda, non importa. Dunque, con la nostra nuova palla da bowling, che cosa possiamo fare? Ah, giusto, aspetta un attimo. Patrick. Ok. Possiamo azionare meccanismi. Solo una curiosità mia, eh. Ok, no. Ma io posso non caricarlo al massimo? Posso non caricarlo al massimo, perfetto. Vabbè, dai. Più che altro mi stavo chiedendo se le piattaforme vanno a tempo o meno, però... Torna qui e combatti come una stella marina! Fammi indovinare, devo lanciargli le palle addosso. Sì, vabbè. Oppure rispedigli indietro l'attacco. No. Vediamo. Scusami, rilanciamelo. Perfetto, posso rispediglielo. Ho solo sbagliato il tempo allora, prima. Ok, no. C'è il rumore del movimento, ma non... Ah no, era il fumo. Pensavo si fosse attivato qualcos'altro. Allora, aspetta un attimo. Noi possiamo fare qualcosa in questa zona? Non mi sembra. Va bene. Ah no, sono i nemici. Minchia. Devo dire che il potenziamento della palla da bowling è perfetto. Salverà il mondo. Eh certo. È perfetto, perché... Togli di mezzo un sacco di nemici. Però qua spawnano, quindi... Meglio allontanarsi subito. Ok. Aspiro maschiaggine. Anche gli angoli. L'abbiamo usata così poche volte, questa cosa qua del muro. Ma... Chi è che ha riso? Che a volte non te la ricordi neanche che ce l'hai. Allora, aspetta un attimo. Grazie. Kaboom. Perfetto, allora. Allora. Perfetto, morti due in un colpo, ottimo. Ok, qua dobbiamo fare tipo Prince of Persia, mi sa. Ok, a parte il fatto che abbiamo sbagliato il salto, però vabbè. Allora, il sistema di attacco è un po'... è un po' barbino. Funziona che devi premere la X solamente quando sei contro il muro. Questo è davvero l'unico pezzo che ad ora sto odiando di questo gioco. È stato bello fino ad ora, ma è per una semplice meccanica che è studiata male. Facciamolo piano. Ecco qua. Il trucco non era molto ovvio, ma l'ho capito. In sostanza, quello che facevo io era solo metterlo in avanti, ma dovevi anche girarti verso il muro. Dovevi fare avanti, poi destra, avanti, poi sinistra. Un metodo un po' del cazzo per farla sta parte, però almeno l'abbiamo capito. Allora, calmi un attimo. C'è qualcosa da quella parte? Non mi sembra. SpongeBob, dai. Anche tu però, eh. Ecco fatto. Ancora uno. Perfetto, non mi andava per niente di rifarmi il pezzo lì dei salti. Tac. Cavolo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Meno male, meno male. Abbiamo avuto il tempo giusto di farlo. Ah, ok, aspetta. Tac, e via. Scusa un attimo. Se mica... Ah, ecco, vedi? Si era teletrasportata via la cassa. Allora, prima di fare sta prova, che tanto fai le botte. Rompiamo le varie casse. Ecco qui, e...
1, 2, 3. Andata. Grazie. Qui c'è qualcos'altro? Non mi sembra. Allora andiamo a fare la prova. Che è affrontare l'arena. Allora, potremmo potenziarci di uno la vita, visto che l'altra volta abbiamo avuto un minimo di difficoltà. Visto che abbiamo due punti, io li sfrutterei. A Patrick aspettiamo. Patrick aspettiamo, perché magari lui dopo gli viene un'altra abilità, o anche a SpongeBob. A SpongeBob gli manca la chitarra, lo sappiamo per certo. Patrick, boh, non lo so. Ma dai, allora, prima di tutto, morite. Meno male che abbiamo l'attacco ad aria. Più che altro mi ha ricaricato, cioè mi ha dato la vita senza caricarmela. Ok. No! Ah, fuck. Ok, non so come sia morto quello, ma a me va benissimo. Niente, devo fare attenzione quando uso la palla. Devo fare molta attenzione. Ecco fatto. Allora, calmi tutti. Non è difficile, però questo ne lancia tante tutte assieme. Muori. Per fortuna che i panini respawnano, almeno quello. Allora, aspetta. Tac, e via. Ha, vi sta bene. Colpiti. Ah, cavolo. Dai, rilanciali, che così te lo mando indietro. Cretino. Vado a prendermi il panino che non si sa mai. Ecco fatto. Allora, questi spawnano di sicuro qua. Ah, non posso lanciarle in serie. Finché una non scompare, rimane in campo. Però fa anche degli attacchi elettrici. Cioè, ha fatto dei fulmini. Super SpongeBob salverà il mondo. Non so come siano esplosi. Li ho visti esplodere, ma non ho capito il motivo. Beh, sì, spawnami anche che fai già l'attacco finale. Ho sbagliato i tempi. Colpito. Cretino, vai via. Ma me li spawna che già attaccano. Ecco fatto, andato. Levati. Aspetta, 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 vieni. Kaboom. Ho preso anche un attacco arcobaleno. Non ho visto però cosa c'era scritto. Allora, aspetta, vieni. Ok, qualcuno almeno l'abbiamo colpito. Preso. Muori. Ah, cavolo. Ah, forse muoiono anche solo per la scossa. Allora, vai, prende il panino, no? Siamo già pieni, perfetto. E allora, terza ondata. Via. Vai, spawnali. Colpiti. Dai, quanti ne sta sparando? Allora, dobbiamo fare più attenzione con quello che lancia i razzi. Colpito. Cacchio, troppa gente. Allora, ho capito come funziona. Quello che lancia i razzi non solo li lancia, ma in più si dividono anche. Cavolo. Ok. Preso. Cacchio. Ok, però l'ho preso. Quello coi razzi. Dai. Preso. Prendi panino, prendi panino. Ok, non so quanti colpi abbiamo lanciato indietro.
preso. Ah, cacchio. Dai. Non è giusto, a volte spawnano proprio che attaccano. Cavolo. Va bene, non importa, non importa, l'abbiamo colpito. Anche lui mi ha colpito. Sì, vabbè, ma... Muori, dai. Non mi sto piacere. La cosa bella è che quando gongolano hai il tempo di andarti a curare. E niente, rifalla da capo. Allora, a sto giro dobbiamo puntare subito a quello in alto. Oh, ti prego, dimmi che è finita. Meno male. Oh, questo qua con i razzi è terribile. Questo qua con i razzi è terribile. Ok, eccoci qua. Finalmente possiamo avanzare col giuego. Dunque, aspetta. Ma Patrick! Allora, aspetta, l'ho lanciata un pochino. Dai, però, anche tu. Ah, fuck. Olè, è andata. Due. Kaboom. Sì, sì, vabbè, che strecciata. Dobbiamo fare attenzione a non farci colpire noi ora. Ecco, appunto. Grazie. Allora, aspetta. Kaboom. Allora, aspetta. Perfetto, andata. Perfetto. Questa scatola dovrei usare che una volta che avrei aperto anche l'altra. Quindi ce n'è un'altra sicuramente fuori. Speriamo. Oh, calmo. Piano almeno. Vai pianino. Che poi stiamo... Effettivamente se ci pensi... Ma la palla era continuata ad andare di sotto. Dicevo, se ci pensi, hai leccato con la tua lingua un'altra lingua di un mostrone gigante, SpongeBob. Io non giudico i tuoi gusti, sicuramente, per carità, però. Oh, cacchio, aspetta. Dov'è Patrick? Allora, aspetta. Dobbiamo capire... Oh no, di nuovo. Oh, perché? Come la raggiungo quella parte? Scende e sale, però non mi serve. Ed è pure a tempo. No, vabbè. Questo pezzo è... terribile. No! Sei un idiota! Ma beh, per fortuna! Per fortuna! Ah, ma lui è di là. Vediamo se ci arriva. C'è... No, gli alieni di merda! La palla più magica che abbia mai lanciato. Lunga vita e Kaboom! Siamo uomini. Ecco fatto. Guarda, non so come la palla sia rimbalzata e abbia colpito gli alieni. Non me ne frega neanche ormai. Va benissimo com'è andata. Lunga vita. Ah, ok, aspetta. Ma... sì, lo posso colpire, però... aspetta. Posso colpirlo e mi manda dall'altra parte. Ah, hai capito il mostrone. Ah, 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 torna indietro. Ecco fatto.
Oh, cazzone. Oggi mi sento vero uomo. Ah, il mostro mi riporta pure indietro, aspetta. Ah, ok, il bottone ferma le pedane. Muori. Ecco qua, andata. Dunque. Quindi questa era la strada giusta. Ma se io volessi tornare indietro per vedere cosa c'era dall'altra parte... Mi dispiace colpirli, sti poveri mostri, in realtà. Ho fatto niente di male. Vediamo cosa c'è da questa parte. Ah, il bungee jumping. Ok. Calmo. Che non voglio beccarmi la... Ok, calmo. Non voglio beccarmi i succhi gastrici. No, e che palle. Allora. Guarda che non è facile, perché continua a muoversi a destra e a sinistra da solo. Dai! Ok. Dai, SpongeBob, però, madonna mia. Guardalo che non va. Va dove vuole. Ok, va dove vuole lui. Preso. Ok, mi servirebbe un panino. Me ne mancano la metà. Ok, riproviamoci. Ok, rieccoci qui. Preso, preso. No, girano dalla parte opposta. Aia. Vabbè, dai, ci abbiamo. Ce ne abbiamo ancora tre di colpi e ci manca una sola pedana. Prendila. Fantastico, bravo. Andata. Ok, dovremmo essere a posto, giusto? Ta-da! Vabbè. Siamo a posto, giusto? Sì. Torniamo indietro. Madonna, che lancio che si è fatta la palla. Questa zona qua, nei succhi gastrici del mostrone, mi ricorda il livello di dei Griffin. Dicevo, mi ricorda il livello dei Griffin. Dentro lo stomaco di Peter. E ok, e ora? Oh no, di nuovo. Sarà terribile questo pezzo. Ok, saliti di livello. Vai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Scusate il silenzio, ma non volevo cadere. Per l'ennesima volta. Maledizione. Capisco che questo... A livello di storia è il livello più difficile e tutto il resto che vuoi. Però cavolo. Aspetta. Avvicinati un po'. Perfetto. Boss fight per caso? Muori. Non lo becchiamo, eh. Allora aspetta. Colpito. Salverà il mondo. No, che palle. Muori. È difficilotta sta parte, eh.
Quanta vita c'hai ancora? Ah, ok. Ma dai, se n'è andato. Sì, vabbè, ma non mi spawnare. Ah, di nuovo lui. Ecco qua. Ma le meduse. Vieni qua tu. Kaboom. Ah, oh, finalmente. Aspetta, andiamoci a prendere il panino. Kaboom. Mi ha fatto abbastanza ridere che la medusa sia esplosa con tutto il resto. Ma guardalo, rimane un sacco di tempo là. Siamo arrivati? Ah no, è ancora lo stesso livello. Ok. Allora. Mitico, devi davvero provare. Stavo cercando di capire se era una boss fight o meno, però a quanto pare no. O forse sì. Boh, chi lo sa. Ah, ah, ok. Muori. Aspetta. Perfetto. Giriamo tutta la zona. Non si sa mai dove finiremo. Perfetto. Ah, madonna, mi pensavo che era un colpo invece. No, dall'altro lato. Come ci arrivo qua, scusa? Niente di meglio di queste. Ah, forse devo saltare da qui. Vediamo. No. Però li posso riabbassare. Fa vedere se posso. No, non penso. Ok, posso riabbassarlo. Ok. Vediamo se. Perfetto, sì. Fammi indovinare. Devo alzare anche questo e tornare indietro. Allora, aspetta un attimo. Vediamo se ci arriviamo. Perfetto. Però non riesco ad arrivare là. No, neanche lì. Ok. Ah, qua sotto, perfetto. Siamo già qui, ottimo. Dunque. Uno, due, tre. Mangia una mentina. Colpito. Morto? No, è ancora in circolazione. Mi ha sparato? Allora. Uno, due, uno, due, uno, due. Non ci arrivo perché. Dai! Non ci arrivo perché lui è più in alto. Va benissimo, guarda. Non so come sia stato possibile, ma ce l'abbiamo fatta. Rimani lì, vero? Spara? Oppure sparo io? No, non ci arrivo. Muori? Perfetto, è andata. Però lì mancava. Vabbè, chi se ne frega, lo spawner. Finché. C'è del ghiaccio qui. Ok. Vabbè, dammi il panino. Che non si sa mai. Allora, ovviamente dobbiamo colpire lei. Non capisco il ghiaccio se ci serva qualcosa o meno. Perché continua a respawnare. Puoi tirare la palla da bowling, preme molto utile. Vabbè,
Allora, ho visto che c'è la stanza per cambiare, quindi probabilmente dovremmo usare Patrick sul ghiaccio. Sicuramente. Però tu mi porti da qualche altra parte oltre qui? O qui è la mia destinazione? No, questa è la mia destinazione. Perfetto. Ora questo si chiude. Chiaramente, era ovvio. Oh no, la pagoda. Ok, probabilmente devi uccidere tutti i nemici e quello si apre. D'accordo. Ah, questa gira pure ora. Kaboom. Preso. E prosperi cose, certo. Ecco qua. Che poi non capisco perché. Ah, eh sì, scusami, ma a sto punto fammi un ascensore direttamente. Bastardo. Preso. È ancora in circolazione. Morto ora. Andati tutti. Ok. A posto? No, ancora uno. Ma io con... Scusami, a sto punto non mi tiro la zappa sui piedi. Resto qui. E lancio le palle da bowling, no? Vabbè, lui era troppo lontano ormai. Andata. E... Oh, ancora prosegue. E io che pensavo fosse finita. Vabbè, questo sicuramente è l'ultimo. Kaboom. È ancora lì, eh. Guarda, non so con che fortuna la palla sia andata direttamente su di lui. Cavolo, mi è sfuggito. Ok, fermi tutti. Vieni qua. Dai, maledizione. Ok, almeno lui è andato. Preso, kaboom, andato. Oh, mamma mia. Ho capito che sta diventando difficile, però. Ok. Vediamo se... Ha, ti piacerebbe. Ok, perfetto. No, 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 ma l'importante è che lo spawner è andato via. Il resto sti cazzi. Devo beccarlo dritto dritto nell'occhio, vero? Cioè, senza lo spawner, guarda che è semplicissimo ora. Andata? Più che altro quella zona dove prima c'era la cabina per cambiarsi, dove c'era tutto il ghiaccio. Perché qui siamo arrivati alla fine del livello. Perché anche là ci sono due monete, neanche una, due. Ci sarà modo di tornare indietro? Forse sì, sai. Vediamo se... Allora, lì c'è un forziere. Qui c'è una prova a tempo. Deserto lava ghiacciata è ora disponibile. Potrà affrontarla la mossa di lancio. Ah, ciao. Quello è un puzzle. Allora, qua si torna indietro, mi sa. Proviamoci un attimo, prima facciamo la prova a tempo. Affrontare la prova a blocco fluttuante. Ah, ma è questa qui. Ah, ma che cagata. Però ora hanno messo le spine. Vai, gira. Sai cosa?
fanculo le... i bilancieri. Cioè, nel senso, era già ovvio che l'avrei saltati, però... non diamolo per scontato che l'avrei fatto. Dobbiamo trovare il percorso giusto. Tipo... ecco qua. Gira ancora. Madonna. Calmo. Allora. Salto, saltino, saltello. Ok, ok, non importa. Questi sono elastici, sì. Ok. Posso... allora, andare più giù, ma è controproducente perché mi fa perdere tempo. Però se faccio un doppio salto, smorzo il salto. Ok, vieni qui. Più che altro, non so dove devo andare. No. Che culo. No. E più che altro non so dove devo andare, davvero. Devo continuare a girare verso destra. Ok. Ma scusami, ma mi hai fatto... ma mi ha fatto ripartire con lo stesso tempo che avevo? Vabbè, mi sono suicidato apposta questo... ah, ma... che fregatura. E niente, mi sa che devo far scadere il tempo per poter farla in modo giusto. È una gran bella fregatura perché non sapendo dove devi andare vai a perdere già tempo. Checkpoint? Sì, ma è finito il tempo. Ma è cambiato. Scusami. È finito il tempo, ma io ho ancora... guarda, non mi lamento. Onestamente va benissimo così. Se mi ha lasciato la moneta, non me ne frega niente. Può essere finito il tempo. Guardala lì. Scusa un attimo. Ma infatti la moneta è là. Noi dove stiamo andando? A meno che non cadiamo dall'alto. Ed è probabile. Sicuramente cadiamo dall'alto, perché quei blocchi si muovono più veloci. C'è modo di fregarlo? No. Non c'è modo di fregarlo, perché ti tolgono prima che tu cada da là in alto. Ok, altro checkpoint e via. Calmo. Ok. Più che altro la telecamera. Forziere mio. Grazie. Niente, questi qua trasparenti sono un filo difficili da saltarci sopra. Però abbiamo preso il tesoro, quindi eccoci qua. Checkpoint e ora si cade di sotto. La caduta di sotto è stata... un tocco di stile così, eh. E più che altro ho paura adesso a cambiare personaggio e tornare indietro, perché magari non ho modo di tornare indietro poi. No, in realtà posso farlo forse. Cioè, questa è la zona in cui adesso possiamo.
Ecco qui. Kaboom. Perfetto. Come fa Patrick? Ah no, aspetta, Patrick. Scusa. Ah, aspetta, ho capito. Vai. Kaboom. Perfetto. E stessa cosa qui. Kaboom. Andata. Quanto maschiaccio devo diventare? Ok. Vabbè, questa era facile da evitare. Ok. Altra moneta extra presa. E via. Torniamo indietro. E con questo siamo arrivati, Patrick. E via. Moneta del livello presa. Quanto è contento, dai.